Crabs, bici a tutti quanti ragazzi, sono Mezzbossa e sono tornato con la 34esima parte, barra episodio, del mio gameplay di Sacra, della leggenda dell'arma sacra. Allora, ci siamo lasciati dove di questa specie di santuario, che in realtà è un teletrasporto, come avevo accennato dalla descrizione del precedente episodio, in cui noi appena toccheremo questa piattaforma, verremo teletrasportati in questo bellissimo deserto pieno di zombie, mummie e altri nemici. Esatto. Ok, cominciamo a uccidere tutti, evitando di farci colpire da questo attacco della mummia che personalmente odio, perché non toglie tanto, però ti immobilizza. E poi stranamente lo zombie non mi ha tolto niente. Una pozione, meglio lasciarla qui, potrebbe essere utile in futuro. Un barile. Ciao barile. Non volevo dimenticarti, mi perdoni. Un bel po' di oro. Ok. Ok. Questi guerrieri dell'apocalisse non sono altro che dei zombie con... scusate, degli scheletri con una texture diversa. E... i capelli. Notare i capelli, raga. Sì, vedete che sono un azzurrino. Deve essere la loro tuta. E in più, a differenza degli scheletri, non resuscitano per un numero infinito di volte. No, beh, in realtà è massimo 4. Ok. Vedete, mi stanno facendo questo attacco infinito che odio a morte. Ok, una pozione antivipera minore. Non la prenderò di sicuro. Ok, io cerchiamo di uccidere lo zombie senza farci colpire. Allora, un colpo. Ah, basta un colpetto stupido. Perfetto. Poi, oh, perfetto. Io ho quasi tolto tutta la vita col colpo duro. Ok, manchi tu. Poi tu, qua dietro. Pensi che non... No! Dai. No. Oh, Cristo. Muori. Poi abbiamo una... Oh, i leak, Cristo. No, i leak. Spero che vi ricordiate la differenza tra i zombie normali e i leak. Ve l'ho spiegata, raga. Casomai vi rinfresco. I zombie hanno molta più vita, sono molto più forti dei leak. E in più, come potete vedere, corrono veloci. No, non attaccarlo! Ok, perfetto. Oh, c'è uno scheletro qui. Ok. Oh, perfetto, una balestra. Ehi, ho trovato una balestra. C'è qualcuno qui? No, perfetto. Altri nemici. Oh, due leak, Cristo. E in più buttano queste... Ah, quello era per forza un robo là. Sì, un illusionista animato. Mago scheletro, insomma. Sono avvelenato. Ok, un leak è andato. E in più buttano queste pozze di veleno. Ok, manca un leak. Dai. Ok. Merda, mi ha preso. Porca... Ok, sto piano morendo. Ah, anche uno scorpione. Un altro leak, Cristo. Ok, dai, mi sono dovuto curare. Tra poco vado a raccogliere quella pozione. Però sto attaccando lento. Merda. Ok, almeno lo scheletro devo uccidere per primo. Dai. Bene, manca solo lo scorpione. Vado a prendere la pozione adesso. Ah no, lo scheletro era ancora vivo. Uffa. Ok. Quando è che finisce questo veleno? No, sul serio. Ops, ho premuto W. Cos'era W? Del mentore. Ma non me l'ha usata. Vediamo. Ah, volevo premere il pulsante per la pozione della pozione antivipera. Proprio per il punto W. Avevo meglio così, non me l'ha usata. Si vede che ho premuto troppo piano. Credo di aver premuto giusto. Ok, comunque entriamo in questa grotta. Che non mi ricordo. Ah, giusto. È strapiena di non morti. Scheletri. Ok, io adesso sarò molto felice di usare una pozione della morte dei non morti, perché voglio fare prima. Ok. Voglio fare il più presto possibile. Ok. Che bella questa lancia, però. Esatto, le lance in questa forma devo averle... No, dai. No, per poco lo schivavo. E quelle le lance con quella forma devo avere per forza l'abilità arma manico lungo. Porca puttana, mi fa sprecare la pozione della morte dei non morti. Dai. Oh, perfetto, vieni qua. Proprio te le cerchi. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Tanti nemici. Sì, abbastanza, me ne ricordavo di più. È un po' che non gioco. Ok, cerchiamo di uccidere prima gli scheletri. Ok, no. Sembrava quasi la mummia quando nel film che scappava da... Cazzo, me l'ho intrappolato. Due volte, vai.
Lui posso, può, sì, può rigenerarsi. Dai. Oh, questo non l'avevo mica visto. Dai. Ok. No, 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 no. Mi hanno preso. Ok. Quanta, quanto gli manca per 6 di livello? È ancora un bel po'. Mancheranno tipo sui 40. Oddio, che buggata. Vieni qua se hai il coraggio, brutto. Oro. Adesso ti prendo. Dai. Ok. Sono sovraccarico. Ah, che è rimasto? Uno scheletro, dai, pozione non serve. Magari lo uccido subito? Impossibile, esatto. Ok ragazzi, noi adesso apriamo tutte le bare. Con il rischio di trovare altri non morti. Ma chi se ne frega? Ok, apriamo questo scrigno che mi è invitante, esatto. Ci ho visto giusto. Oro, perfetto. Bene, questo scheletro resisto 4 volte. Armatura di Giada è per il Serafino, o è insomma per una donna. Un personaggio femminile del gioco. Un'altra bara. Oro, perfetto, sono molto fortunato. Oro, mamma mia che culo. E ancora oro, non ci credo. Ragazzi, devo dirvi una cosa, devo dirvi un segreto. Però ve lo dirò appena essere uscito da questa grotta. Ok, vi dirò il segreto. Il 34 episodio l'avevo già registrato. Ma cosa è successo appena all'uscita di questa grotta? Ho trovato due tarantule mortis. Allora ragazzi, questo episodio durerà 12 minuti perché alla fine di esso metterò una clip bonus di 2 minuti e mezzo in cui vi mostrerò la mia reazione con appunto le due tarantule mortis. Ce n'erano una qua a sinistra e una qua a destra. Quindi adesso noi prendiamo il cavallo e speriamo di non incontrarne. Ok, finché... E tra l'altro c'erano anche dei sacerdoti di Saqqara che mi intrappolavano, non mi facevano scappare dalle tarantule mortis. Cioè proprio al limite del disumano, dell'impossibile. Ok, allora non mi ricordo che strada devo fare. Ah sì, è qua sotto, siamo quasi arrivati. Lì c'era un'arpia nera di... Eccola qui, un'arpia nera di Shadarnu. Una tarantula mortis. Sarei tentato di schivarla. Vorrei andare avanti nel video. Cioè, vorrei andare abbastanza veloce. Due tarantule morti! No, mi dispiace. No, non faccio la fine dell'altra volta. Preferisco accanirmi su questi sacerdoti di Saqqara. Non usare... Non usate tutti quell'incantesimo. Cazzo, non riuscirò mai a uccidervi. Dai. Ragazzi, so che sarebbe stato vincente vedere uno scontro tra... contro due tarantule morti. Però, ragazzi, dovete cercare di capirmi. Sono un essere umano. Ok. La pianera. Ok. Fatemi prendere questa pozione del mentore. E buttiamo via la pozione antivipera, va. Che ne ho prese tante da quel fatto che era successo con il drago che mi ha fatto sprecare un casino. Ma io voglio salire di livello adesso. Pugno degli dei, mamma che culo. Devo stare attento che devo finire il video verso 11 minuti e 30. Dai, cerco di salire di livello. No, non evocate... Sì, evocate mostri, evocate, va. Mi fate salire di livello. Ok. Un altro mostro? No, era l'incantesimo della vita. Arpia nera, ok. Cintura dell'aggressione. Oh, questa è una lucertola della sabbia. Uguale identica alla lucertola del ghiaccio. Uguale identica al Gator Mortis, insomma. Sempre le stesse texture, le stesse skin, scusate. Ok, dai, forse riesco a salire di livello. Sono già andato più avanti di dove mi ero fermato per colpa di quel cazzo di tarantule mortis. Vabbè dai ragazzi, qui dentro... Cosa c'è qui dentro? Non mi ricordo. Ah sì, qui dentro è pieno di sacerdoti di Saqqara, orchi, orchetti e Shadar Raptor. Insomma, avete capito quali dico. Ok, uccidiamo... Ah, avete appena detto, voglio ucciderlo io. Dammi un sacco di esperienza, anzi mi sa che userò molto probabilmente la pozione del mentore. Vai. Perfetto. Me la sono un po' fregata forse. 804 853. Però boh. In realtà aveva più resistenza fisica. Boh. Vediamo sta cintura della collera. 726 e appunto 853. Ok, aumentiamo un po' di roba. Allora direi di aumentare
Dottrina dell'ascia per 2 e dottrina delle armi per 2, dai. Non mi ricordo cosa avevo detto di aumentare tempo fa. Di sicuro avevo detto di aumentare qualcos'altro. Però non me lo ricordo. Fatemi vedere un po' cosa ho. Dottrina delle armi. Forse un po' di armatura, un po' di costituzione. Ci sarebbe anche un po' di dottrina della spada. Buona, dai. Sì, mi sono altamente fregato questa pozione del mentore. E questo episodio sta per concludersi perché vi voglio mostrare la clip bonus finale. Ok, uccidiamo questo Shadarim, ma che mi scala la pozione, che c'ha un fottio di vita, ma non è che c'ha tutta sta vita perché gli togliamo pochissimo. Vedete che c'aveva appena 3672, quasi quanto la nostra. Adesso senza esagerare. Voglio vedere sta spada. No, occupa troppi spazi. Però magari era forte. No, ho sbagliato. Devo ricordarmi che le mazze sono sempre più forti delle spade. Ok, orco, voglio esserti io ucciderti. Voglio esserti io ad ucciderti. Oh, però mi danno un bordello di esperienza. 2000. Chi è che mi ha dato 2000 di esperienza? Ah, è finita la pozione, è finita. Ali sibilanti. Mi viene in mente una cosa che non vi sto a dire perché non potete saperlo. Nel senso che non mi capireste. Sibilanti. Ok, dai ragazzi, adesso guardo un po' di questi strumenti. Mazza della sventura. Fa schifo. Amuleto aggressivo del capitano. Capitano, vediamo un po'. I bonus fisici e scendono un po'. 8,45 qui, 8,48. Vabbè, metterò questo 8,45 con questo 8,48. Vabbè, me lo tengo comunque. Allora, ragazzi, per questo video è tutto. Io vi lascio adesso con la clip bonus e vi saluto adesso perché non sapevo se quella clip metterla all'inizio o alla fine del video. Quindi, ci vediamo al prossimo video. Pagina Facebook in descrizione. Ciao a tutti, ragazzi. No, saranno per il mago guerriero, esatto. Possiamo andare avanti. Oh mio Dio, due tarantule mortis. Ok, raga. Mi hanno visto tutte e due. Porca di quella troia! Sono nella merda. Due tarantule mortis. Ok. Sono nella merda. Sono cagato, cazzo! Sono cagato! Porca! Sono cagato! Scappa, scappa, scappa! Merda, merda, merda! No, 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 no! No, 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 no! Ok, raga, ok, sono nella merda, sono nella merda! Ok, calma, calma, calma! Porca! No, ok, sono nella merda, sono nella merda! Tre tarantule mortis! Cavallo, 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 dove sei, cavallo? Cazzo, cazzo. Cavallo, vieni, vieni. No, no. Porca. Sono cagato, sono cagato. Tre tarantule mortis. Aiuto, no, sono morto. Ragazzi, ok. Raga, ok. Il mio cavallo è morto. Il mio cavallo è morto. Vediamo. No, è ancora vivo. Aspettate. È vivo! Vieni qui! Vieni qui! È morto. Ragazzi, allora. Caricherò questa parte. Allora. Diciamo che mi tocca rifare l'episodio perché. È successo un fatto assolutamente pazzesco, come potete avuto vedere. Tre tarantule morti. Cioè, posso anche morire perché ricaricherò l'avventura. Cioè, potete vedere tre tarantule mortis. Cioè, io muoio adesso. Cioè, faccio apposta a morire. E sono anche. E li hanno anche messo la magia. Sono morto, vedete? Cosa farò adesso, ragazzi? Mi toccherà ripetere il video. Perché vedete dove dovrei ricominciare. E questa clip la metterò in qualche video di Sacred, probabilmente la metterò, non so quando la metterò, però farò una clip bonus, quindi non so se dirvi ciao a tutti ragazzi, comunque per questa clip è tutto, ciao ragazzi.